Allora, questo è il livello più basso, sto salendo in testa al muro. Come vedete la composizione le fanno già, montano già in opera, rete elettrosaldata, il foglio di policarbonato e la rete esterna quindi li fanno a moduli, a sezioni e poi li montano, diciamo il contenimento esterno delle facciate. Allora, ora quindi c'è il salto di quota, sto salendo, dove è appunto il livello, diciamo, finale, il tetto del muro, come vedete. Siamo ad un'altezza di quota di 4,30 m e termina addossato alla falesia. La rete, diciamo, a nido d'ape raccordata sopra, non si sa se il tetto deve rimanere scoperto, perché immaginate l'impatto delle piogge su questa superficie sabbiosa, seppur col cemento all'interno. Allora, a cosa si ridurrà? Che cosa rimarrà? Boh. Allora, in testa è praticamente lo spessore di 5 metri. Presumo che, visto che subverticale, allora alla base sarà come minimo, allora, la base di 6 metri di spessore. Quindi pensate quante tonnellate, meglio metri cubi, di sabbia sversati in questo obbrobrio, per realizzare questo obbrobrio. Non so, io se davvero sto vivendo, stiamo osservando qualche cosa fatta dall'uomo, oppure non lo so, stiamo girando delle scene di fantascienza.